Altri invece, come in particolare i cittadini afghani, abbandonano volontariamente l'accoglienza per altre destinazioni, a dimostrazione che questo territorio, cioè quello del Friuli Venezia Giulia, è soprattutto per alcune nazionalità un'area di transito e non un punto di arrivo. La porta d'ingresso della rotta balcanica verso l'Europa è qui, nei 200 chilometri di fascia confinaria della regione. A voler essere precisi, le porte sono 58 tra valichi principali, valichi minori, valichi agricoli, per non parlare della provincia di Trieste, dove in aggiunta non ci sono né monti e neppure colline, ma solo boschi pianeggianti percorsi da sentieri. Il commissario di governo del Friuli Venezia Giulia, il prefetto Valerio Valenti, ha delineato il quadro dinanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. I numeri degli accessi di richiedenti asilo, ha spiegato, sono costanti. 8.000 l'anno nel 2019 e nel 2020, 1.300 finora questa primavera. Ma l'intensa attività di retrovalico, anche con l'impiego di 425 militari dell'esercito e l'applicazione delle procedure di riammissione informale, ha portato al cambiamento del modus operandi dei favoreggiatori che hanno iniziato a trasportare migranti a bordo di veicoli, spingendosi fino in provincia di Udine. Alle riammissioni informali in Slovenia potrebbe essere collegato anche l'importante aumento di minori non accompagnati in un anno, più 15% al 30 aprile. Una parte sono stranieri, in particolare afghani e pakistani, che al momento del rintraccio hanno dichiarato di essere ragazzini nonostante i connotati psicofisici incompatibili. Tale fenomeno, ha spiegato il prefetto, sottrae risorse destinate ai reali aventi diritto.